Ciao portieri, in questo video, a differenza dei video precedenti in cui vi ho mostrato alcuni modelli della linea Adidas Predator, in questo video vi mostrerò alcuni modelli della linea X-Pro. Ok, partirei subito da questo perché mi ispira di più, mi piace di più al primo impatto. Eccoci qua, facile da indossare. Piccola nota, i modelli della linea X-Pro sono molto più leggeri dei modelli della linea Predator. Piccola nota che volevo dirvi subito. Allora, come sempre, partirei dal palmo URG 2.0, palmo sagomato. Per chi non lo sapesse, lo ribadisco, la mescola URG è un buon compromesso tra grip e durabilità, quindi offre delle ottime, diciamo, prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche e di gioco, ma anche una buona durabilità su un po' tutti i terreni da gioco. Taglio, eccolo qui. Classico taglio negativo con cuciture interne. Tra le dita, come potete ben vedere, ci sono questi inserti in materiale tessile. Zona dorsale, eccola qui, formata completamente da materiale mesh, questi inserti in lattice. Cinturino inesistente, ma c'è il polsino comunque molto molto aderente, come potete ben vedere. Pieghe pari allo zero, è molto molto comodo. Sinceramente non è il mio modello Adidas preferito, preferisco il modello Predator perché mi dà un pizzico di sicurezza in più. Questo qui lo vedo molto molto un po' troppo snello, veramente un po' troppo basic, ecco, quindi preferisco il modello Predator. Ok, passiamo all'altro, che è praticamente lo stesso modello, cambia la colorazione, cambia il palmo. Quindi ripartiamo dal dorso, eccolo qui, completamente formato dal materiale mesh di Adidas, inserti in silicone, taglio, come già anticipato, taglio classico negativo con cuciture interne, inserti in materiale tessile tra le dita, e poi abbiamo il palmo, sempre URG 2.0, ma questa volta non sagomato. Forse non si riesce bene a capire, ma ci sono praticamente delle strisce adesive che partono dal basso qui e si estendono per tutto quasi tutto il palmo. Però non sono influenti per quanto riguarda la presa, diciamo, è una cosa piuttosto estetica. Un dettaglio che mi sono dimenticato di dirvi è che il palmo si estende fino al polsino. Fino qui giù. Grande mobilità, grande leggerezza, mi piace molto, però sinceramente, come già detto, preferisco il modello Predator. Piccolo dettaglio che mi sono dimenticato, eccolo qui. Qui c'è impressa, c'è scritta praticamente la velocità della luce. Piccolo dettaglio così simpatico. Allora, che dire, la linea X-Pro mi piace molto, sono veramente degli ottimi guanti. Questi qui sono solo alcuni, diciamo, della linea X-Pro, ce ne sono veramente tantissimi e ne usciranno sempre tantissimi. E niente, se avete ancora delle domande da pormi, potete farlo come sempre qui su YouTube nei commenti oppure sui miei canali social. Un abbraccio, ciao!